Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Se vogliamo parlare di anti-aging, dobbiamo anche iniziare pian piano a entrare nel mondo della chimica, della biochimica e conoscere alcune molecole, alcuni enzimi, alcune proteine delle quali magari fino ad oggi non avevamo mai sentito parlare. Ad esempio, l'mTOR e le AMP chinasi. Le vedremo in video successivi. Oggi un accenno semplice a quelle che sono le AMP chinasi. Sono delle chinasi, un gruppo di enzimi che, per farla semplice, possiamo raffigurare come dei sensori presenti in tutte le cellule del nostro organismo, sensori che vanno a indagare su quello che è, diciamo, il nostro stato nutrizionale, la situazione del nostro antenato, l'uomo preistorico che, come sappiamo, per sopravvivere andava a caccia e si alimentava nei momenti in cui era possibile. Allora la AMP chinasi va a sondare il nostro stato nutrizionale. Se siamo in una condizione di digiuno, se stiamo così cacciando o al giorno nostro ci stiamo allenando, stiamo facendo attività sportiva di una certa intensità, allora cosa succede? Nel nostro corpo abbiamo delle molecole che forniscono energia, l'ATP, adenosin trifosfato, che una volta che ha ceduto l'energia diventa AMP, adenosin monofosfato. Quindi l'AMP chinasi si lega a queste molecole e se il rapporto AMP-ATP tende ad aumentare, vuol dire che io ho troppa AMP, cioè ho consumato le mie energie, sono in uno stato di deficit, di necessità. L'AMP chinasi si accorge che l'AMP è alto e quindi attivandosi va anche chiaramente a cascata ad attivare alcune situazioni. Ad esempio, impedisce l'accumulo di glucosio in glicogeno e di acidi grassi in trigliceridi perché dice al nostro corpo non immagazzinare perché ne hai bisogno, quindi comunque induce all'utilizzo di queste molecole e sappiamo che gli acidi grassi, se liberi e non utilizzati, tendono ad ossidare inducendo l'infiammazione cronica, che è uno dei maggiori pericoli della senilità. Ricordiamoci che parliamo di anti-aging e non di anabolismo, quindi tutti questi argomenti dedicati a una conservazione e rallentamento della senescenza e dell'invecchiamento delle nostre cellule e del nostro corpo. Nello stesso tempo, appunto, l'AMP chinasi attivata induce le cellule a esprimere sulla loro superficie il recettore GLUT, che è un recettore presente molto anche nei muscoli e si attiva spesso durante l'allenamento, che permette alle cellule di utilizzare il glucosio senza l'intermediazione dell'insulina, quindi una sua forma di indipendenza importante perché questo cosa fa? Rende nuovamente sensibili le cellule al glucosio, in quei casi di insulinoresistenza. Quindi il messaggio che chiaramente non vuole essere definitivo, è un'introduzione, possiamo iniziare a capire che attivare le AMP chinasi, quindi con un'alimentazione che non sia eccessiva e introducendo anche nel nostro corpo un'attività e quindi non dedicandoci alla sedentarietà, l'attivazione delle AMP chinasi ha sicuramente un ruolo protettivo sotto molti aspetti metabolici del nostro organismo e quindi possiamo considerarla effettivamente una molecola che ci aiuta nello slow aging, nell'anti-aging. Fa un po' a braccio di ferro e quindi contrasta con alcune finalità anaboliche, no? Specialmente nel giorno sportivo, con, diciamo, la sua controparte di sensori, l'mTOR. L'mTOR, al contrario, si attiva appunto quando il nostro organismo è in condizioni, chiamiamolo, di benessere, quindi ecco, il pasto stimola l'mTOR, quindi se io mangio spesso durante il giorno, mantengo attivo l'mTOR e mantengo attiva questa funzione anabolica di questa molecola. Ecco perché, ad esempio, il culturista, oltre che per vari motivi, tende a mangiare ogni 2 o 3 ore, proprio per attivare questa molecola anabolica. Però qui, come vi ho detto, siamo su un altro pianeta. Parlando di anti-aging, occupiamoci più dell'altro sensore, delle AMP chinasi, che era l'iniziale argomento del nostro video. Ricordiamoci che il digiuno, e che poi può essere attuato in varie modalità, e l'esercizio fisico attivano questa molecola che può preservare sotto alcuni aspetti la nostra integrità metabolica, più che altro tende a preservare anche l'attività in parte dei mitocondri. Ricordiamoci come ad esempio alcune molecole, alcuni farmaci come la metformina o nutraceutici come la berberina hanno la capacità di attivare l'AMP chinasi, simulando quindi le condizioni del digiuno o dell'esercizio fisico.
Bene, una introduzione all'argomento, lo svilupperemo successivamente. Al momento io vi ringrazio come sempre se avete la pazienza di arrivare alla fine del video. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima occasione.